vedere tutti questi piccoli dai 7 ai 17 anni giocare questo torneo, un'emozione bellissima. In realtà ero veramente giovanissimo quando partì questo torneo. Oggi è bellissimo rivedere un ulteriore memorial. L'Assemblea regionale ha voluto contribuire in maniera concreta, fattiva, al di là delle belle parole, premiando questi ragazzi, per cui è una giornata di festa. Vedere tutti questi premi per tutti questi ragazzi, tutti questi sorrisi. Auspichiamo davvero che il coinvolgimento delle istituzioni sia sempre, sia ogni giorno, sia tutti i giorni dell'anno, perché questi ragazzi possano continuare a coltivare i loro sogni, non soltanto oggi, ma in tutte le circostanze in cui si crea aggregazione in una delle tante periferie della città, che però, lasciatemi dire, in questo caso ha veramente una storia di tradizione, di impegno, una storia culturale nel mondo del calcio. È sempre una grande emozione vedere questi bambini giocare al calcio e soprattutto per lei allenarli, giusto? È un piacere allenare questi bambini in questa fascia d'età. Infatti anni fa io allenavo bambini di 12-13 anni, poi circa 20 anni fa sono stato retrocesso ad allenare i piccolini e l'avevo preso un po' male, ma ho scoperto un mondo tutto nuovo. Danno gioia, felicità, ti riempiono di orgoglio. Sono veramente felice di fare questo lavoro con loro. I bambini sono la cosa più bella. Io sono entrato qua poco fa e vedere tanto coinvolgimento di genitori, personaggi importanti, persone che hanno tralasciato il compito. Qui ne abbiamo per esempio un esempio, e quindi questo fa sì che l'interesse verso i giovani c'è sempre stato e dovrà continuare a esserci. Comunque sono felice di vedere questi ragazzini felici e quindi per me è una serata magica. Un momento bellissimo, quindi chissà qualcuno di questi giocatori potrà diventare davvero un grande calciatore. È un momento bellissimo perché copre le vacanze estive che solitamente i campionati si fermano. Lei ha detto chissà se qualcuno potrà diventare un calciatore. Certo, ce lo auguriamo, ma il compito della Federazione Calcio è anche un altro, è anche quello di istruire questi ragazzi attraverso un percorso sportivo, di diventare dei tifosi esemplari, di diventare dei padri di famiglia esemplari, perché attraverso il calcio e attraverso lo sport, ovviamente, ci mancherebbe altro, si imparano le regole, e per vivere nella società civile le regole sono importantissime.